Esatto. Beh, si chiama Favia, E giusto? beh, credo che ci sia qualcosa per rispondere, no? Credo, giusto? Sì, vi voglio ricordare a Favia Sì. che quando la giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha presentato una proposta di legge antimafia che veramente lasciava molto a desiderare, lui ha chiesto ad un mio amico che si chiama Abbondanza, che ha fondato la Casa della Legalità di Genova, di dargli una mano perché non conosceva bene questi problemi, e questo è comprensibile per un giovane, perché io ho finito da pochi giorni 74 anni e mi sono rotto la Augurissimi, schiena augurissimi. a studiarli questi problemi. Allora questo mio amico si è rivolto a me. E ho detto sì, dagli una mano, scrivi un commento, poi me lo mandi, lo guardo. Allora Abbondanza ha scritto un commento di 15-16 pagine nel quale citava una serie di leggi precedenti e quindi sì, anche lui ha fatto un lavoro almeno di una settimana. A quel punto me l'ha mandato, ho apportato qualche correzione perché nella sostanza era fatto bene. E l'abbiamo regalato a Favia. Allora io ho proposto, cosa che poi abbiamo fatto, una conferenza stampa a Bologna, sono venuti anche la RAI e altre emittenti importanti, Favia avrebbe dovuto fare l'introduzione a questa conferenza stampa perché il destinatario del nostro regalo era lui, tra le altre cose Abbondanza mi ha convinto a metterci il mio nome, del quale sono molto geloso e onorato, e Favia non si è presentato alla conferenza stampa. Mi sono incazzato moltissimo, non so se Favia non si è presentato perché è abituato a fare così, oppure perché qualcuno gli ha detto di non presentarsi. La prima novità in Italia sono i comportamenti tra le persone. Qui siamo ad un imbarbarimento totale dei comportamenti. Voglio citare un'espressione di Oliviero Bea che mi aveva molto colpito in passato. Dice: sono organismi geneticamente modificati. Ecco, quindi voglio dire a Favia che io non conservo nessun rancore, però ci si deve comportare diversamente. Anzi, gli voglio anche lanciare un appello. Noi presentiamo tre leggi di iniziativa popolare. Dica ai suoi amici consiglieri comunali di Bologna di autenticarci, non chiediamo nient'altro, di autenticarci le firme se vogliono dare un contributo, perché le tre leggi riguardano la riforma dei partiti e il taglio dei costi della politica e le incompatibilità e l'impossibilità per chi ha parenti a contrattare con la pubblica amministrazione, ad essere assunto, a partecipare a qualsiasi concorso. La seconda è il precariato e prevediamo in questa legge il salario garantito per i precari, con delle regole naturalmente, e quindi uno spostamento di 40-50 miliardi all'anno a favore dei precari. E la terza, l'economia sommersa e criminale, riciclaggio ed evasione fiscale. Quindi Favia, siccome noi non li possiamo pagare, coloro che ci autenticano le firme che in tempi brevi cominciamo a raccogliere, se proprio non vogliono raccogliere le firme, almeno ci autenticano le firme, perché questo è l'esercizio di un dovere costituzionale, perché le proposte di legge di iniziativa popolare che mai il Parlamento italiano colpevolmente ha discusso, neanche quelle di Grillo, sono previste dall'articolo 71 della Costituzione. Io credo, ma sono convinto che in un movimento nuovo come il Movimento 5 Stelle, non, si farà fede o ricorso all'aspetto più debole e più umano. È innegabile che Casaleggio, che gestisce l'asse politico da un punto di vista dell'organizzazione, Grillo Di Pietro, mi auguro che quest'asse non sia pregiudiziale rispetto all'offerta che hai fatto a Grillo, al suo movimento e all'offerta e all'opportunità che hai dato come impegno e attività politica a Favia. Noi questo tuo messaggio lo gireremo a Favia, ma certi, ripeto, che l'aspetto umano verrà assolutamente destituito a favore E di un allora intero. non cambia niente,
Io sono uscito dal Partito Socialista. Elio, ma Favia non è venuta alla conferenza dopo che aveva letto questo tuo documento? Perché no, Di Pietro gliel'abbiamo dato e l'ha usato consiglio regionale. Ecco, lui l'ha usato in consiglio comunale per fare il figo, ma quando Di Pietro, ha chiamato Grillo Casaleggio e gli ha detto Veltri non deve entrare nella vostra attività politica neanche per questo tipo di opportunità, neanche per questo tipo di offerta, che è un'offerta gratuita di lavoro e di bontà politica. Altrimenti diremmo una fesseria. La verità è questa, è ma che ci rendiamo conto, a me lo dice amico che mio, questo è molto peggio della Prima Repubblica che io ho combattuto con tutte le mie forze. Elio, questo durante la campagna elettorale ha fatto uscire il suo, veramente il 2 maggio, però sapeva già dei sondaggi, sapeva che era il momento ideale, che la ribalta politica avrebbe sempre di più sovraesposto il suo nome, e Grillo ieri sulla prima del Fatto Quotidiano reclamizza il suo libro, il nuovo libro di Beppe Grillo, Alta Voracità, edito da Rizzoli. Dice: ma non è niente di illegale, vero, ma c'è una questione che tanto viene invocata dalla politica perché tanto si sente come assenza, che si chiama etica. In un momento di campagna elettorale, da un punto di vista etico, trovo bruttissimo quello che ha fatto Grillo, questo mercimonio al libro. Niente di illegale, per l'amor del cielo. Vabbè, così non cambiamo niente. Perché pensavi, così amico, faranno rimpiangere i partiti della Prima Repubblica. Infatti, mi auguro che non facciano rimpiangere qualche 3 volte primo ministro della seconda, ma se continuano così c'è il rischio grosso. E c'è il rischio grosso, voglio ricordare solo una cosa. L'ultimo congresso nazionale del Partito Socialista al quale ho partecipato, aprile 1981 a Palermo, perché poi sono uscito, Bettino Craxi, per farsi eleggere direttamente dal congresso, e ha dovuto cambiare, proporre il cambiamento dello statuto. E lo statuto è stato, questo cambiamento, l'hanno dovuto votare 2/3 di 2000 delegati. Adesso questi qui, a parte che non fanno manco lo statuto, se lo fanno da solo e se l'approvano da soli. Siamo alla barbarie della politica, è vero, in questo è modo. Vero. Elio, la democrazia è una cosa seria. Sì, vada, figure. Io ti saluto, ti faccio a nome dei tanti amici che hanno saputo del tuo compleanno, seppur in ritardo, grazie, tantissimi auguri. Ed Elio Veltri, a partire dal 4 giugno con la nuova avventura serale di Overture L'Altra Italia, sarà una di quelle voci d'opinione, sarà uno degli amici una che ci accompagnerà, fissa, sì, settimanale, ci accompagnerà in questa nuova e meravigliosa avventura. Saluto Elio, tutti un abbraccio, di Radio Yes. Un abbraccio al grande Elio Veltri, un bacione, ciao Elio, buona giornata.